In diretta. Siamo in mondo visione. Ma io ringrazio Angelo soprattutto per il giovane studente. Lo ringrazio. Io volevo dire una cosa, riprendendo un po' il discorso che ha il taglio che ha dato Angelo nel suo discorso, ripartendo da quell'esperienza, la prima in questa comunità, in questa città, che è stata quella delle primarie, della scelta diretta del candidato sindaco, che noi insieme agli alleati, a tutte le forze a cui avevamo detto bene, in questo momento di crisi, come dicevi bene tu, non ci dividiamo, dimentichiamo guardiamo al domani, quasi una sorta di comitato di salute pubblica, ma pieno di speranza e di fiducia contro di nessuno. E quella scelta è stata premiata, ve lo ricordate tutti, 2300 persone circa ci hanno premiati, hanno scelto Luisa Di Geronimo sindaco. E guardate, quando Luisa Di Geronimo ha vinto le primarie, la prima riflessione che ho fatto io e che voglio condividere con voi è: devo fare la campagna elettorale alla mamma del mio amico Eugenio, perché io non la conoscevo, non sapevo, diciamo, non avevo visto il suo operato da assessore, perché ultimamente sono mancato da questa città, quindi io politicamente non la conoscevo, ma naturalmente nel momento in cui 1000 persone la premiano, va bene, dico, ho pensato, questa persona ci sa fare. E la seconda appunto è stata: è la mamma di Eugenio e devo fargli la campagna elettorale. Quando poi, Raffaella, avete scelto lo slogan "la città che vorrei per il futuro dei nostri figli", diciamo che quella considerazione che ho fatto tra me e me mi è ritornata alla mente. E ho pensato, il fatto che io ho pensato che devo fare la campagna elettorale alla mamma di un mio amico non è una cosa banale o una battuta così da appuntare su un diario, è una cosa invece molto profonda, perché è una mamma della mia generazione, di quella generazione che oggi, e lo potete vedere nei santini elettorali, su Facebook, di quella generazione che è la nostra, di quelli che stiamo salutando i 20 e ci stiamo, diciamo, purtroppo o per fortuna, affacciando ai 30, che ormai svolge una funzione in questa società e in qualche modo ormai è protagonista anche della vita politica. Io sono 10 anni che faccio attività politica, con alti e bassi, nel bene e nel male, con buoni risultati o con scarsi risultati. E come me tanti altri miei coetanei che sono cresciuti in questi anni, sino purtroppo o per fortuna, ripeto, a compiere 30 anni. E la mamma del mio amico è una persona che non sa, cioè, come altri, dei problemi, ma li vive i problemi della mia generazione. La nostra generazione è quella generazione che sta rivivendo, come 30 e 40, che 40 anni fa, il fenomeno dell'emigrazione, perché ce ne andremo, perché lavoro purtroppo non ce n'è, ma no come facevano altri, andando a lavorare alla Fiat, pieni di speranza e con la boccia delle conserve, dei chiappetete e della olive. No, se ne stanno andando con la laurea, ma non se ne stanno andando a Roma o a Milano, vanno all'estero. Molti concittadini nostri ormai sono finiti in Australia perché non c'è speranza e non c'è futuro. E la mamma del mio amico, che oggi, dopo averla conosciuta, dopo aver collaborato con lei al programma, alle riunioni, posso dire che è il mio candidato sindaco, che mi ha convinto, che mi ha trasmesso personalità, che mi ha trasmesso fiducia, perché la signora Luisa Di Geronimo sa quali sono i problemi della nostra generazione, di questa generazione che si sta affacciando e che vuole essere protagonista della vita politica. E io dico ai miei amici che si sono candidati e ai tanti ragazzi che magari non conosco, auguro di farcela, perché loro e noi ormai non siamo più il... È una parola che a me non... Anche se la uso, poi non è che mi piace tanto, che è quella di rinnovamento, perché, come dire, diciamo che chi ci vuole male la caratterizza di contenuti un po' relativi, no? Sì, rinnovamento, però è meglio una frase che si usava spesso nelle riunioni nostre, Angelo: il rinnovamento nella continuità. Ecco, c'è qualcuno che questo rinnovamento lo sta riempiendo di contenuti, ed è il nostro schieramento, a partire dal metodo nuovo, quello delle primarie, a partire dai candidati. Molti sono giovani, la maggior parte, basta vedere la nostra lista, ma anche la lista del nostro candidato sindaco e le altre liste, a partire dalla scelta degli assessori, tutti Raffaele d'esperienza, che accompagnerà e il sindaco, ma anche gli altri assessori. Qui c'è Graziella,
penso a Rossella Ledda di 20 anni. E questo è il terzo elemento che ha caratterizzato e che ci ha permesso di riempire di contenuti quella parola rinnovamento che altri appunto la utilizzano pensando semplicemente ad altre persone e mai a se stessi. E c'è poi da altre parti uno schieramento che ormai è vecchio, che in qualche modo è formato da chi questo rinnovamento lo sta ostacolando. Io penso una cosa, che il nostro obiettivo, Raffaele, Luisa, Graziella, Rossella e tutti i candidati, sono quelle 2300 persone che diventeranno 3000, 4000, 5000, speriamo 8000, speriamo il più possibile, ma non per il voto, ma che noi vogliamo convincere con la nostra azione, con le nostre idee, con la parola che diceva Angelo, la parola trasparenza, che è una parola che ha caratterizzato sempre la politica granmichelese, politica di gran tradizione, diciamo quella nostra, per essere un paese di 15.000 abitanti. E rispetto a quella storia che ha portato a molte persone, a molti nostri concittadini a essere parlamentari, consiglieri provinciali, consiglieri regionali, noi rispetto a quella storia di onestà, di trasparenza, di lavoro, ci vogliamo ricollegare attraverso persone nuove, attraverso tutti i ragazzi che si stanno spendendo, partendo proprio da quel 28 aprile che in qualche modo ci ha fatto prendere un altro indirizzo politico rispetto magari a quelle che erano le nostre ambizioni, perché di fronte a quella voglia di partecipazione noi possiamo fare solo due cose e poi concludo. E questo voglio citare un nostro caro amico che è Vittorio Di Geronimo: o i cittadini nella nostra azione politica li illudiamo oppure li facciamo sognare. Siccome attraverso le primarie la gente che ci ha dato fiducia ci ha fatto sognare, noi speriamo di concretizzarli dopo il 10 giugno quei sogni. Se ce la faremo, Angelo, avremo vinto la scommessa, ma io sono convinto che ce la faremo assieme a Luisa, assieme a Raffaele, assieme a tutti i ragazzi che stanno colorando e caratterizzando, diciamo stanno ripulendo certe fotografie dal bianco e nero di questa vecchia ormai politica che dovrà cedere il passo finalmente a persone nuove. Grazie. Vedete, noi abbiamo scelto un taglio, quello di parlare delle nostre cose. Non parleremo mai male degli altri, noi vogliamo parlare delle cose che vogliamo fare. Uno dei progetti più importanti che è al centro dell'azione politica, del programma amministrativo di Luisa Di Geronimo, è il patto dei sindaci per le energie rinnovabili, una strategia dell'Unione Europea che, se concretizzata, porterà al lavoro vero, concreto, porterà sviluppo, nuova occupazione, ma soprattutto per i nostri artigiani un grande lavoro, perché l'efficientamento energetico coinvolge tutti, dal muratore, dall'impiantista, dall'ingegnere, da tutti. E proprio per questo spirito, perché vogliamo portare avanti i progetti in modo concreto, con le professionalità adeguate, Graziella Carobene è stata scelta proprio assessore perché deve portare avanti questo progetto, perché ha l'esperienza, ha studiato, si è laureata e sta lavorando con capacità ed è la persona giusta. E per questo ve la presento stasera con molto piacere. Graziella, a te. Grazie, grazie Angelo, grazie a tutti. Intanto buona serata a tutti. Mi presento perché molti di voi ancora non mi conoscono. Sono Graziella Carobene, mi sono laureata al Politecnico di Torino in Ingegneria Elettronica. Ho preso questa laurea e poi ho preso un master in Francia, quindi in qualche modo mi è servito per apprendere anche le lingue all'estero. Grazie a questo, grazie al fatto che avevo una laurea in ingegneria, che ero un tecnico, eccetera, sin da subito praticamente sono riuscita a inserirmi nell'ambito del centro ricerche Fiat a Torino in un ambito manageriale. Ho lavorato in tantissimi progetti europei, quindi sin dall'inizio, per circa 8 anni ho lavorato per progetti europei, sia dal punto di vista tecnico, economico, amministrativo, eccetera. Quindi ho imparato a gestire progetti europei, fondi europei, ho imparato a gestirli non solo dal punto di vista economico ma anche tecnico. E quindi questo in qualche modo può rappresentare una base, un background per dare un aiuto a questo nostro comune. In qualche modo possiamo portare avanti, grazie a questa esperienza, sia progetti che sono già in corso, perché ce ne sono progetti già in ambito all'interno dell'ufficio tecnico, sia progetti futuri, perché l'obiettivo è quello di utilizzare al meglio i fondi strutturali che verranno 2014-2020, utilizzarli meglio rispetto a quelli che sono stati gli utilizzi del 2007-2013. Non solo, ma
quando siamo praticamente tornati a Gran Michele con mio marito, dopo un'esperienza di quasi 9 anni a Torino nel centro ricerche Fiat, eccetera, abbiamo intrapreso una nuova esperienza. Io in particolare sono 5 anni che lavoro e mi dedico alla riqualificazione energetica degli edifici, al risparmio energetico, alla progettazione degli impianti. E anche questo può essere un contributo per Gran Michele, perché in qualche modo possiamo utilizzare questa esperienza per progetti concreti, progetti che sono nel progetto definitivo che abbiamo praticamente concordato con Luisa. Se andate a guardare il nostro programma che è stato condiviso da tutta la coalizione, quindi all'interno della quale ci sono queste 4 liste che supportano Luisa Di Geronimo come sindaco, ci sono tanti obiettivi. Tra questi obiettivi ce ne sono tanti che posso portare avanti in prima persona, obiettivi che hanno a che fare con il rinnovabile, con la riqualificazione energetica degli edifici, il patto dei sindaci, non solo, ma anche tipo la migliore gestione dell'acqua dal punto di vista sia della qualità ma anche dal punto di vista amministrativo. Inoltre possiamo portare avanti e apportare progetti che sono già in corso, come il potenziamento dell'utilizzo dell'acqua reflue per uso irriguo. Ad esempio possiamo utilizzare questo per fare in modo che in qualche modo l'acqua che viene utilizzata dall'agricoltura in qualche modo abbia un costo inferiore, quindi possiamo potenziare ulteriormente questo settore che è molto importante per la nostra cittadina, per Gran Michele, che è un bene comune, come diciamo anche nella scritta della nostra lista. Gran Michele, bene comune. E questi progetti, tutti questi progetti europei che ho gestito, le esperienze eccetera, la voglio mettere in campo all'interno di questa lista, perché possiamo migliorare il nostro paese, perché in qualche modo possiamo utilizzare i fondi che sono disponibili a livello regionale, italiano e europeo per dare ossigeno a Gran Michele, perché Gran Michele ha bisogno di ossigeno per trovare in qualche modo nuove forme di lavoro e per apportare quindi lavoro e possibilmente anche una casa ai nostri figli, piuttosto che farli andare all'estero, piuttosto che farli emigrare. Allora, qualcuno dice che un obiettivo senza un piano praticamente è solo un desiderio. Allora, io ho deciso di inserirmi e di mettermi in primo piano in questa lista e ho accettato la proposta di Raffaele, di Vittorio Di Geronimo, di Angelo e di tutta la dirigenza del PD, perché mi voglio mettere in gioco, perché noi abbiamo un obiettivo. L'obiettivo è chiaro e trasparente, perché noi tutti i punti li abbiamo espletati in quello che è il programma che abbiamo condiviso con Luisa. Quindi il piano esiste, abbiamo le persone, abbiamo le competenze e noi vogliamo portare avanti questo nostro obiettivo, che non è quindi un desiderio ma può diventare una realtà. Ovviamente può diventare realtà grazie a voi, quindi voi dovete fare la scelta giusta, dovete votare le persone giuste. Quindi in qualche modo mi rifaccio a quello che è lo slogan che stiamo portando avanti anche nella mia campagna elettorale, ossia: insieme si va lontano, da soli si va veloci, o viceversa, da soli si va veloci ma insieme si può andare più lontano. Qual è il succo? Che quando praticamente consideriamo da soli la nostra attività, la nostra professione eccetera, possiamo fare tantissimo, siamo velocissimi, ma quando ci mettiamo insieme rischiamo di creare soltanto caos, perché magari ognuno ha i propri desideri, ognuno ha i propri obiettivi. Noi, insieme a Luisa Di Geronimo, insieme alle altre liste della coalizione, abbiamo deciso di mettere insieme le nostre forze per andare avanti insieme, per raccordarci. Magari andiamo un tantino più lenti, però abbiamo un obiettivo comune: vogliamo andare lontano, e questo lo possiamo fare grazie a voi. Passo la parola a Raffaele. Buonasera. Io vi racconterò 2 storie questa sera. Una è questa della campagna elettorale e l'altra è quella del bene comune. La storia della campagna elettorale: io mi sono candidato per mettere a servizio di questa città la mia esperienza, mettendo da parte tutta una serie anche di miei impegni e di interesse, perché vivo ogni giorno, per via anche del mio lavoro, la difficoltà estrema che le persone affrontano, vivono, che poi quando diventa disperazione diventa poi depressione, diventa mancanza di speranza. Ci ho messo la faccia. Abbiamo però un sogno, in qualche modo, questo nostro gruppo, di lavorare per lo sviluppo della nostra città, per lo sviluppo del nostro comprensorio, mettendo sempre al centro una questione che è essenziale, che tutti voi sapete, che è il lavoro.
è avere la possibilità di vivere con dignità. Allora il mio impegno è legato a questo. Io sono stato il primo, la sera del 28 di aprile, quando per 18 voti ha vinto Luisa Di Geronimo, si potevano contare, si poteva creare discussioni. Io sono stato il primo a riconoscere. Luisa Di Geronimo ha vinto e noi la sosterremo con lealtà, con coerenza, con determinazione. Perché Luisa Di Geronimo, insieme al suo gruppo, ha raccolto la sfida delle primarie. Guardate che nei paesi più avanzati del mondo, dove non c'è la disperazione che viviamo noi, le primarie fanno parte essenziale della democrazia. La gente decide, i conflitti politici, le scelte dei leader si passano attraverso la partecipazione dei cittadini, e questa nostra proposta è stata accolta dai cittadini. Io voglio ringraziare personalmente i 2.174 persone che spontaneamente invitate sono andate a votare, a fare la fila, anche una lunga fila. Voglio ringraziare per l'affetto, l'amicizia, tutte le persone, i 962 persone che mi hanno votato, e vi assicuro che non sono pochi. Io sono orgoglioso di quelle 962 persone che hanno votato. Purtroppo anche alcuni, per via della fila, forse una organizzazione potrebbe essere più efficace, hanno desistito, sono andati a teatro, questo attiene un po' alla affezione alla politica, però forse è una maggiore affezione che ci vuole rispetto alla politica. Quindi io ringrazio tutti quei cittadini che poi mi hanno chiamato, mi hanno telefonato. La politica è bella per questo volevo raccontare la storia della campagna elettorale. Le campagne elettorali sono fatte di rapporti umani, di amicizia, di affetto, di scontro, di conflitto. Ed è stata un'esperienza bella di quante persone hanno chiamato, chiamano ogni giorno, perché mi hanno subito chiesto: non desistere, vai avanti. E io non faccio parte di quelle persone che di fronte a una difficoltà si tira indietro, anzi, rilanciamo. Io sono qui presente. Abbiamo costruito insieme a Luisa Di Geronimo una coalizione, una giunta che noi ci sembra adatta per la città di Gran Michele. Guardate, noi possiamo guardare indietro, al passato, come è stato il passato, come è stato governato il passato. Sicuramente, se siamo a questo punto, qualche difficoltà c'è. Questa proposta che abbiamo deciso di fare è una scelta che guarda all'oggi e al domani. E se ci permettete, nel mezzo ci mettiamo un po' di esperienza, che sarei io. Abbiamo messo tre donne competenti, giovani, tre fasce di età che rappresentano tutta la popolazione, e c'è la mia esperienza. Abbiamo messo un programma noi in questa piazza, io personalmente con tutti i giovani che fanno parte della nostra squadra. Abbiamo parlato di programmi, abbiamo parlato in maniera originale di programmi, e voglio dire, io l'ho detto sin dall'inizio, il mio è un contributo di idee, di progetti, che poi anche le altre liste, gli altri candidati hanno accolto, modi diversi di presentare i progetti, modi diversi di stare in piazza. Abbiamo detto che la campagna elettorale si decide in piazza. Io sono convinto ancora oggi che la campagna elettorale inizia oggi. Ognuno di voi deve decidere, ascoltare, vedere, valutare, perché ognuno di voi è bombardato. È bello anche per certi versi, ci sono un sacco di candidati, tutti vogliono partecipare, questa è la democrazia. Però poi ognuno deve decidere, e alla fine la mente collettiva deciderà qual è la migliore proposta. Noi abbiamo una squadra, secondo me, all'altezza della situazione, persone competenti. Io direi, l'abbiamo chiamato la praticità femminile, l'originalità, l'entusiasmo dei giovani. Abbiamo messo una ventenne assessore che si occupa di agricoltura, che studia agricoltura. Abbiamo messo l'esperienza, l'intelligenza raffinata
Guardate che Graziella, abbiamo fatto tante discussioni dentro il partito. Graziella è una persona che aveva, come dice, un avvenire luminoso fuori, ha deciso di tornare a Gran Michele per dare il suo contributo alla nostra città di idea, di competenza. E noi dobbiamo guardare il nostro futuro con speranza, con fiducia. La campagna elettorale è lunga, noi la partita la dobbiamo vedere alla fine. Abbiamo fatto il primo tempo. Io ho accettato l'invito di Luisa Di Geronimo. Se vigiamo farò il vice sindaco. Continuerò a portare avanti i progetti. Io vi rassegno quello che penso. Come cittadino di Gran Michele, come uno che vive in questa città, un po' assente per via del mio lavoro, però adesso mi ci sono rimesso, ho vissuto sempre in questa città. Guardate, alla fine di questa campagna elettorale, l'indomani mattina, noi abbiamo un sogno, un progetto: fare il consorzio dei comuni e insieme alle imprese, insieme alle famiglie, affrontare i problemi che stanno attanagliando la nostra società di Gran Michele e del Calatino. Se vince questa coalizione ci sono le condizioni per costruire una possibilità di sviluppo della nostra comprensione, della nostra città di Gran Michele, altrimenti ci sarà da gestire che cosa? Un comune che ha difficoltà economica, un comune che ha un problema di precari, un comune che non ha soldi, un comune che ha grande difficoltà di gestione. E qui entra la seconda storia che vi voglio raccontare. La seconda storia è il bene comune. Bene comune, qualcuno dice che faccio troppo il professore, però l'informazione va data. Bene comune è un termine che ha coniato una signora che ha vinto il premio Nobel per l'economia, la prima donna in assoluto che ha vinto il premio Nobel per l'economia. È una signora, è una donna, è la prima donna che vince il premio Nobel per l'economia, e dice che i beni comuni vanno gestiti in compartecipazione fra gli enti, tipo il comune, e i cittadini. Noi abbiamo detto questo: noi è vero che abbiamo poche risorse economiche, ma abbiamo i cittadini, abbiamo la rete di piccole imprese, abbiamo la rete delle famiglie, degli imprenditori, abbiamo la nostra intelligenza, abbiamo la nostra speranza, abbiamo noi. Bene comune significa questo: mettere insieme la partecipazione che i cittadini hanno dimostrato con le primarie, mettere insieme le famiglie, le imprese, i cittadini, la scuola, e costruire insieme un modo per risolvere i problemi, stabilire regole per risolvere i problemi. Vi faccio un esempio che molte famiglie di Gran Michele conoscono. Mi risulta che c'è stato un conflitto, una discussione fra l'amministrazione e 300 famiglie di Gran Michele. Mi riferisco al trasporto degli alunni. Quello è un esempio di come si affronta il problema secondo la logica del bene comune. Bene comune significa che quando il comune mette una parte di soldi e i cittadini mettono un'altra parte di soldi, perché è così che funziona, perché nel trasporto c'è la compartecipazione, ci si mette insieme, si stabiliscono regole insieme, si stabiliscono anche le sanzioni che per ogni cittadino ci sono, e insieme si affrontano questi problemi nel bene comune, cioè affrontando insieme la possibilità di andare avanti. La stessa cosa vale per l'acqua, per il bene ambientale, per il turismo, per l'economia, per le imprese. Noi dobbiamo fare un patto fra il comune, che deve essere gestito sempre più come un'impresa, proprio perché sempre sono di meno le risorse. Noi dobbiamo fare in modo che il comune venga gestito come una famiglia, come un'impresa, e nello stesso tempo fare in modo che la rete delle nostre imprese sia un bene collettivo. Cioè, l'impresa di Gran Michele, il Gran Michelese è così: il Gran Michelese, quando esce fuori da Gran Michele, è orgoglioso di essere Gran Michelese, parla bene alla propria città, abbiamo un'identità forte, forse legata anche al nostro urbano, alla nostra storia. Per questo voglio dire, la scommessa che noi abbiamo portato avanti, il progetto che abbiamo portato avanti, noi lo porteremo avanti ancora. Deciderete voi, decideranno i cittadini. Io penso che rispetto al progetto originario nostro, di questo programma, il nostro programma erano 10 idee e 10 progetti per la città di Gran Michele. A me è piaciuto, Luisa lo ha trasformato, ha detto:
Questi sono i 10 obiettivi che dobbiamo raggiungere per la nostra città. Se noi vinceremo, vi ricoinvolgeremo, vi coinvolgeremo in un progetto di sviluppo, perché al centro di tutto questo progetto c'è il lavoro. Ne abbiamo parlato in questa piazza e ne continueremo a parlare. Al centro c'è la convivenza sociale, al centro c'è la cooperazione fra i cittadini per il bene collettivo. Per questo non abbiamo voluto chiamare la nostra lista civica Gran Michele Bene Comune. Qualcuno dice: però è sempre il Partito Democratico. Certo che l'anima è il Partito Democratico, ma il progetto è nuovo. Il progetto è mettere insieme queste forze diverse, perché la democrazia è la costruzione di alleanze, la costruzione di progetti, e anche, se volete, sognare insieme. Io vi dico questo: noi stiamo facendo questa campagna elettorale, come tutto, quando comincia una partita, inizia la partita e ci sono poi le difficoltà. Noi viviamo una grande difficoltà. In questo sogno, in questo progetto, c'è Vittorio Di Geronimo, che io saluto e spero che la magistratura faccia al più presto possibile chiarezza, perché noi ci siamo battuti e ci batteremo sempre e non ci fermeremo di fronte a una difficoltà, che il nostro impegno è per creare una società più evoluta, una società più giusta, una società dove c'è più lavoro, una società dove ci incontriamo più spesso, una società dove abbiamo fiducia l'uno dell'altro. Per questo noi abbiamo lanciato le primarie. A me dispiace, e l'ho detto la scorsa volta, noi abbiamo fatto sempre le nostre scelte in libertà, ci mettiamo in gioco nella piazza. Mettiamo in gioco nella piazza le nostre idee, le nostre progetti, le nostre facce, le persone che si sono candidati. Noi, guardate, almeno l'esperienza che pensiamo noi, abbiamo una lista come non abbiamo avuto mai nella nostra esperienza come partito. Giovani e donne che si scommettono con noi per un progetto di sviluppo del futuro, e sono qui con noi, che prendono la parola, che dicono le proprie idee. L'altra volta ci siamo riuniti, la prima riunione che abbiamo fatto, la prima riunione non è stata subito una riunione organizzativa, questo forse un po' ci ha penalizzato, è affrontare i problemi della gente. Subito le donne che secondo me sono il futuro della nostra società hanno cominciato a parlare delle difficoltà che i ragazzi hanno, delle difficoltà che le famiglie hanno, le difficoltà del lavoro, e ognuno ha detto perché si sta candidando, e glielo stiamo chiedendo perché si mettono in gioco, che cosa ci vogliono mettere nella nostra città. E già stasera l'hanno detto: la loro passione, la loro intelligenza, il loro tempo, le loro speranze, perché poi ognuno è figlio, è mamma, e madre e sorella, e questo è quello che noi vogliamo portare avanti. Guardate che la campagna elettorale si deciderà, e questa è la parte, se volete, più importante, che ognuno di voi deve decidere. Deciderete voi, le menti collettive poi decidono chi sarà la persona più utile per la nostra città. Noi pensiamo questo, abbiamo fatto questa scommessa, abbiamo messo in gioco un candidato sindaco e una squadra diversificata, una squadra eterogenea. Ho l'impressione che alla fine probabilmente si polarizzerà questa campagna elettorale. Dall'altro lato mi sembra quella su cui si polarizza, ho l'impressione sia monocorde, solo di una questione, solo un aspetto tecnico, e non un aspetto variegato, perché i problemi di ogni famiglia sono tanti. Il comune, oggi parlavo con una mia amica, una mia coetanea, mi diceva: se vincete io voglio partecipare, perché questa donna è un assistente sociale che lavora nelle scuole. Se vincete noi vogliamo lavorare, vogliamo contribuire a fare in modo che i problemi dell'adolescenza, delle famiglie, i problemi della difficoltà che c'è nella scuola, le difficoltà dell'apprendimento, le difficoltà della comunicazione fra genitori e figli, voglio dare un contributo. E gli dicevo questo: ti coinvolgeremo, vi coinvolgeremo, vi coinvolgeremo in un progetto di sviluppo per la nostra città. Questa è la scommessa, questo è il progetto che noi abbiamo messo insieme, questa è la speranza che noi vogliamo portare avanti rispetto al futuro. E vi dico questo, e concludo, penso
questo è lo scenario che penso io, che questa storia ha due vicoli, alla fine poi come sempre ogni strada, ogni storia ha la sua conclusione e la sua evoluzione. Se vince questa coalizione, se vince questa coalizione ampia, questa coalizione, abbiamo quattro liste, abbiamo una candidata sindaca, abbiamo, se io vengo eletto sono capolista al consiglio comunale, farò il vice sindaco, abbiamo una squadra, un misto di esperienza, di gioventù, di donne, di praticità e di cambiamento, abbiamo anche il collegamento politico, abbiamo le relazioni politiche, la prossima settimana parleranno altri, abbiamo il collegamento politico, perché guardate che questa crisi che dura finirà nel momento in cui l'Unione Europea cambierà linea politica, cambierà linea di indirizzo politico, e ormai tutti gli economisti del mondo lo dicono, l'Europa deve cambiare linea politica, deve mettere in moto economia, soldi, perché se non girano soldi non c'è ricchezza, non c'è lavoro, non c'è spesa, non c'è circolazione di soldi. Noi speriamo che alla fine di questo percorso, al bivio, se vince questa coalizione, abbiamo le competenze, l'intelligenza, le relazioni politiche, perché possiamo cominciare a costruire, a prepararci dal momento in cui l'Unione Europea deciderà non più di fare sacrifici, lacrime e sangue ai cittadini, ma di mettere un po' di soldi in circolazione. Come arriveranno i soldi? Come arriverà l'economia nel nostro comprensorio? Non pioverà e arriveranno i soldi. I soldi, l'economia, il denaro arriverà attraverso i progetti. E noi questi progetti ce l'abbiamo presentato in questa piazza, per l'acqua, per l'ambiente, per il parco archeologico, per i servizi sociali, per l'ospedale. Sono tutte cose abbandonate. Crocetta ha abolito le province. Bene, dobbiamo fare la provincia del Calatino, dobbiamo costruire insieme la provincia, il consorzio, il libero consorzio dei comuni, per cominciare a ricostruire progetti sull'energia, e qui ne hanno parlato, sui servizi alle persone. Ecco, questi progetti ci sono, questa è una via, rifletteteci, questa è una via, perché noi abbiamo anche un presidente della regione che sta cercando di cambiare questo meccanismo complesso, difficile, questa terra difficile, difficilissima. Dall'altro lato ci sarà forse una gestione, da un lato velleitaria di alcuni, dall'altro lato tornare alla nostalgia del tempo passato. La vita cambia, la vita è cambiamento, noi dobbiamo guardare al futuro. E guardate, vi dico questo, io ho preso per certi versi anche, ho riflettuto come sono andate le primarie. Guardate, hanno vinto le donne. Che cosa è cambiato negli ultimi 50 anni, se non il protagonismo delle donne, se non l'affacciarsi di un nuovo modo di essere nel mondo, di un nuovo modo? Da cosa dipende la politica economica europea? Da una donna, dalla cancelliera Angela Merkel. Lei deve convincersi a cambiare linea politica, e le elezioni che ci saranno fra qualche mese in Germania cambieranno la linea politica, perché quando lei poi chiederà il voto ai cittadini si renderà conto che deve dare risposte di sviluppo per l'Europa, deve dare risposte di sviluppo per l'Europa, perché se no l'Europa salta, perché la gente è alla disperazione, all'esasperazione. Questo è quello che noi vi rassegniamo questa sera. Se vinciamo noi, se vince questa coalizione, che non a caso si chiama Coalizione per lo Sviluppo di Gran Michele, noi l'indomani mattina i sindaci saranno a Gran Michele. Gran Michele recupererà quella leadership che ha avuto per tanto tempo, e ricostruiremo una politica di sviluppo per la nostra città, in maniera tale da poterci guardare in faccia con maggiore fiducia e con maggiore speranza. Per questo io vi invito a votare per la nostra coalizione, per i nostri candidati, Gran Michele Bene Comune, e sostenere con forza, con determinazione il cambiamento, e il cambiamento realistico a Gran Michele si chiama Luisa Di Geronimo. Grazie. Quando Steve Jobs dice... Pensa. Vieni.